Cazzo vi devo dire? Che cazzo vi devo dire? Potrei parlare del rigore non dato, clamoroso, uno scandalo, uno scandalo, uno scandalo. Però poi te l'hanno dato, un rigore che sì, prendi un pugno in faccia, ma è al limite, non si capisce se realmente è Sommer che tocca prima il pallone o Nzola. Pugno in faccia però lo prende Nzola. Però se Sommer tocca il pallone, la regola dice che non è rigore. Però c'è una Fiorentina che è scandalosa. Italiano, io mi vergogno l'anno scorso di aver detto che sei un grande allenatore. Tu sei un coglione. Ma puoi giocare una partita con l'Inter così? Mamma che schifo di squadra, che palle. Ma a me mi dispiace per quei poveri fiorentini che sono andati a pagare il biglietto a vedere una squadra così di merda come loro. Così di merda. Ci ho creduto fino alla fine, ma niente da fare. Vince l'Inter 1-0. Sono più forti. Hanno un culo grande come una casa perché non fanno un rigore contro di loro e per il Verona. In più, in alcune situazioni vengono aiutati e non mi venite a dir di no, perché il gol di Lautaro non è mai da annullare. È vero, lo tiene, ma è già così. Fa solo così col braccio, non ti può far cadere se muove il braccio così, non esiste. Ma il rigore non mi venite a dire che non è calcio di rigore, perché mi fate schifo se mi dite che non è calcio di rigore il primo, eh. Se mi dite che non è calcio di rigore il primo, mi fate schifo, ve lo dico già da adesso, eh. E non che sei interista, quello che vuoi. Ma a me, se mi dovete commentare o rimanere iscritti, dovete essere obiettivi. Come io sono obiettivo che ti dico che ieri Milik era da rosso netto, zitti tutti a casa, tu mi devi dire che quello è calcio di rigore il primo. Però a sto punto non mi posso neanche attaccare a quello, non posso dire ladri qua, ladri là, perché poi ti danno un rigore che per me c'è. Però è vero, le immagini non si vede bene se tocca prima la mano o la testa, te lo danno e tu lo sbagli, Nico Gonzalez. Tu lo sbagli, sei un coglione, Nico Gonzalez. Tu sei un coglione, tu sei un coglione. Tiri se parti sempre a manetta, gran bombe, vai a fare il saltellino di Jorginho con l'unico portiere, che non si muove, aspetta fino all'ultimo. E infatti a Jorginho gliel'ha messo in culo Sommer, e l'ha messo in culo anche a te. Niente impossibile, l'unica speranza è batterli a Milano. Se non li battiamo a Milano è finita e buona. E buona, regà, voi che mi scrivete sotto, voi che mi scrivete sotto nei commenti, che cazzo è successo? Voi che mi scrivete sotto, nei commenti. Oh, attenzione, 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 in diretta, facciamo il video, in diretta, ma sei un No, coglione! però te lo posso dire, un grande commento mi ha chiesto di far finta che abbia segnato la Fiore. Oh, Jonathan, perfetto. Non lo possiamo tagliare, questo lo lasciamo. Questo lo lasciamo perché quel mio amico di merda di Sand mi aveva detto che aveva fatto con la Fiorentina e invece no. Doppio inculata al Doc. Basta. Me ne vado. Buono. Mamma mia, come che brutte cose mi hanno fatto. Mamma mia, e non lo taglio perché io sono real. Non rifaccio il video, non taglio, vi lascio tutto. È per questo che vi dico iscrivetevi al canale e commentate. Onestamente, come sto facendo io a lasciare tutto? Un bacione dal Doc, ciao.